po' alternato il lavoro che faceva sui centrali, mi diceva poco fa Francesco Pierantozzi, perché questa è stata una richiesta specifica che ha fatto Ricci durante il time out precedente, parlando a lungo fitto fitto con il suo palleggiatore. Ora siamo 17-13. Sì, adesso poca difesa, ribadisco questo concetto. La squadra di Milano è una squadra interessante, l'abbiamo detto, ma quest'oggi realmente non sta facendo la differenza nel fondamentale della difesa, che è un fondamentale così importante per quanto riguarda anche la motivazione delle squadre. Vedi che se non altro, vedi, Treviso si è buttato, Fox vicino ai tabelloni pubblicitari per cercare di salvare una palla. Questo la dice lunga sul fatto che una squadra voglia recuperare la palla, voglia cercare di vincere. Treviso attualmente 49 punti, 16 vittorie, è al terzo posto. Mentre Milano si chiudesse adesso, senza giocare questa partita, la regular season, si fosse chiusa prima di questa partita, Milano sarebbe stata a quota 33 punti al nono posto, tagliata fuori dai playoff. Ma è arrivato lì un soffio, vincesse, potrebbe giocarsela, perché Montichiari è quota 35, Modena 34, Milano 33, Perugia 32, sono quattro squadre per due posti. Forse i più avvantaggiati, secondo il pronostico, potrebbero essere Montichiari, che gioca contro la Lube Banca Marche e Macerata. E a Montichiari basta un punto. 17-16. Milano con due buoni servizi. Qui c'è fallo in seconda linea. Errore di Samo, questo è un grandissimo servizio di Dragan Travis, è riuscito a riportarsi in parità. Quasi in parità. 17-16. Milano se la gioca ancora, vediamo, siamo solo all'inizio, forse libera anche dalla mente di dover dimostrare qualcosa, se non che di togliersi delle soddisfazioni principali importanti. Questi ragazzi potrebbero ottenere una prestazione di alto livello. Ricordiamo che all'andata questa partita, ve lo ricordate, un'infrasettimanale che vide la vittoria di Milano per 3-2. Una partita molto bella, forse la più bella partita fatta in casa anche al proprio pubblico di Milano contro i campioni d'Italia. Ora però un errore in ricezione, un'approssimazione di Nikic permette a Saita di andare a segno, 19° punto, 19-16, time out discrezionale chiamato da Daniele Ricci. E andiamo sulla panchina di Treviso, c'è Pujol. Pujol è il palleggiatore francese arrivato quest'anno e al centro di tanto dibattito. E chiediamogli un po' come vive lui questo momento, questo campionato non facile, tu a livello mentale? No, per me tutti bene, è vero che qualche volta è un po' difficile, perché però se facciamo un punto, per il momento la stagione non è troppo. Siamo terzo, abbiamo fatto due semifinali, Supercoppa. Adesso manca il titolo. E per questa ragione che è un po' difficile, però così. E la stagione di Pierre Pujol invece? Non so, non è io che devo fare Milano, non so appunto. Vediamo la fine, per una prima stagione penso che non è troppo brutta, non è troppo bella, però non troppo brutta. Dopo vediamo la fine. Grazie a voi. Torna a giocare 19 Treviso, 16 in Milano, c'è anche un gruppo di tifosi milanesi che sono venuti fin qui a tifare per la propria squadra. Intanto vediamo che cosa succede sugli altri campi. Acqua Paradiso Montichiari, Lube Banca Marche Macerata, e avanti Montichiari 20-11, poi primo set Latina 12, Trento 16, poi Cimone Prisma Taranto 15-16, avanti Taranto. A Piacenza 16-10 per Piacenza su Padova, a Roma su Famigliulo Corigliano vedete in vantaggio, e poi Cuneo in vantaggio 16-12 su Perugia. Qui la situazione 21-16 in questo momento. C'è un cambio anomalo, esce Kadjevic, la panchina è molto corta, il Casarici ha messo in campo Samica come centrale, ma andrà a attaccare di banda e Giumbini si occuperà del primo tempo. Infatti, anche perché centrale lo ha già fatto, lo sa. La sua carriera si è mossa attraverso questi due ruoli da quando giovine, tra l'altro lui ex di Sisley Treviso, giovane in Ravenna, lo abbiamo visto anche in questo ruolo. 22-16, secondo time out chiamato da Daniele Ricci. Panchina corta, per esempio, manca Ryan Miller al centro, si è infortunato il bignolo lasciandolo sotto un peso,
mentre faceva pesi. Ma sì, no, piede. Panchina è corta, cioè, manca anche il libero titolare, dobbiamo essere consapevoli di questa cosa. Peraltro sta giocando Cortina, che è un libero giovane, quindi è piacevole vederlo giocare in campo. Poi la discussione è che quando siamo in situazioni complicate per un allenatore che non ha cambi, è difficile anche modificare il gioco se non hai la possibilità di cambiare, quindi questo è quello che si sta verificando. Vediamo un pochettino come la prendono. Questa è la zona di riscaldamento dove vediamo un Simone Rosalba, a proposito di grandi talenti italiani, che ha giocato pochissimo, non è stata la sua carriera e questa sua annata in modo particolare da infortuni, da malanni che hanno limitato decisamente l'utilizzo. Ora Giombini anche da posto 4, dal braccio Peter Giombo senza alcuna paura, 22-17. Parlavamo di muri, ricordavo, per essere precisi, Perugia e Trento e Treviso sono le prime tre squadre nello specifico fondamentale, 257, 252, 249 Treviso per quanto riguarda i muri punto. Questo è un altro muro punto, è per quanto concerne questa partita il punto numero 5 a muro, con uno Stefano Hubner che va a chiudere in un bellissimo colpo, bel colpo. Secondo muro per lui, 23-17, battuta in salto di Stefan Hubner, Dragan Travica e poi Samica. Primo tempo. C'è serenità, visi sereni per Guillaume Samica, già in passato a Trieste, origini genitori italiani. Ora va al servizio Guillaume Samica, calciatore della nazionale francese, baglia e mette in rete la sua battuta in salto, 24-18, reduce da un infortunio, non è al meglio ovviamente, però c'è bisogno. Saita in battuta, entra un lungo linea che non va a segno, annullato il primo set point, 24-19. Sì, molto bene Treviso, partita molto male, poi ha preso in mano la situazione con tantissimi muri, 5 muri, è migliorato in attacco e alla fine ha scavato la differenza, che purtroppo penso che sia complicata, ahimè è complicatissima da recuperare per la squadra di Milano. Sbaglia infatti Leandino Giombini il suo servizio, 25-19, primo set che va alla Sisley di Treviso sulla start in Milano in questa giornata conclusiva della regular season, in cui si gioca contemporaneamente su tutti i campi d'Italia. Si devono stabilire le prime 8 della regular season per formare la griglia dei playoff che inizieranno mercoledì. Questi sono i numeri che dicono l'efficienza in attacco, guardate, dal 50% di positività, l'efficienza del 40% della Sisley Treviso, guardate gli errori punto di Milano che sono 9, la differenza nei muri 5-2, dicono molto. Fra poco amici per il secondo set. Possiamo vedere gli schiacciatori, l'attacco degli schiacciatori, facciamo una comparazione su l'attacco potrebbe già essere una cosa interessante. C'è intervista lunga adesso? Cioè, abbiamo sia Darek che Mosner sull'argomento che dicevamo. Amici! dammi una tossita più forte, se mi è scassato le orecchie. Ho scassato i maroni oltre che le orecchie. Vabbè, dal giornale 30.
Di nuovo insieme dal Palaverde di Treviso, Sisley Treviso Sparkling di Milano, 25-19, 1-0 avanti la squadra campione d'Italia, ultima partita della regular season, le squadre vanno in campo, i sestetti mi sembrano grosso modo confermati quelli iniziali, ma noi vogliamo affrontare l'argomento degli stranieri. Per quello che riguarda le prossime decisioni ancora da prendere e da ratificare da parte dell'FRB, la Federazione Internazionale, allora che cosa succede? Dal 2010 non più di due stranieri potranno andare in campo e per le prossime due stagioni ne saranno tollerati soltanto tre, ma ci sono tante implicazioni. Dove stiamo arrivando grazie a questo documento che vedete inquadrato e che ha portato la terza rivoluzione, perché è la terza versione nel giro di pochi giorni sull'argomento stranieri. Verso che cosa andiamo incontro? Ci sono dei protagonisti importanti, vero Eleonora? Partiamo subito dal padrone di casa, Acosta non lascia dormire sonni tranquilli. Cosa succede adesso? Ma succede che sarebbe anche interessante capire qualche cosa, perché ogni tre giorni ci arriva una notizia diversa, mi sembra veramente una situazione paradossale, pensando che stiamo parlando di uno sport altamente professionistico e di altissimo livello. Io mi auguro che neanche questa sia la decisione definitiva, perché è troppo impegnativa e troppo problematica per i club italiani e per tutto il movimento europeo. Ecco, ammettiamo invece che sia la decisione definitiva, che scenario si apre? Ma io a pensarci adesso è sicuramente molto difficile, però non posso credere che sia così, perché i nostri costi aumenterebbero in maniera esponenziale, gli italiani avrebbero un posto garantito e questo non fa bene a nessuno, non fa bene a noi, non fa bene a livello tecnico e non fa bene neanche alla nazionale, che deve avere gente preparata e gente motivata. Quindi credo che sia compito della Lega, di tutte le istituzioni e anche della federazione fare sì che questo ultimo editto di Acosta cambi sostanzialmente. La Lega in questo caso come si comporterà? Ma diciamo prima di tutto come si è comportata, perché all'indomani di questo terzo cambio di decisione si è rivolta chiaramente successivamente alla CEV, presso la quale dipendiamo anche per le normative europee, anche per l'applicazione delle stesse. La CEV ci ha scritto che per i prossimi due anni c'era appunto questa libertà di utilizzo dei giocatori europei, quindi equiparabili agli italiani, fatto salvo un accordo, gentleman agreement, per motivi giuridici da potersi effettuare con le leghe nazionali. Una trattativa l'abbiamo immediatamente intavolata con la federazione, col presidente Magri, abbiamo fatto delle proposte concrete, molto concrete per quanto riguarda l'utilizzo degli italiani in campo e avevamo fatto una proposta di utilizzare 7 italiani, mettere quindi a referto 7 italiani su un roster di 13 e la 2 si impegnava nei prossimi due anni a ridurre l'impiego degli stranieri a solamente 2, quindi portando a referto 11 italiani. Questa è una cosa che noi reputavamo straordinaria, che effettivamente concretamente poteva dire qualcosa nel panorama della pallavolo nazionale. A questo non c'è stata data nessuna risposta se non di un'ulteriore pressione fatta da presidente Magri presso la 5UB per ritornare sui suoi passi. Questo lo reputiamo scorretto per come sistema, lo riportiamo vada contro il movimento della pallavolo italiana, contro gli investitori e contro il campionato che vediamo quest'anno è fra i migliori che abbiamo avuto finora. Questo ce ne dispiace moltissimo, perché avere chi ci governa che lavora contro veramente è insopportabile. I club adesso allora come si comporteranno? I club adesso si riuniranno venerdì in un'assemblea generale con tutti i proprietari e presidenti e prenderanno delle decisioni sulle azioni concrete e forti da prendere immediatamente. Azioni concrete e forti vuol dire anche che alcune società potrebbero rinunciare al campionato prossimo? Ma stante, guardi, io l'ho detto anche a un nostro giornale, io in primis e anche Lannuti, col quale siamo in contatto frequentemente, ottimo imprenditore, ottima azienda che investe da molti anni nella pallavolo, ferme stante le condizioni noi ci ritireremo sicuramente. Grazie. Beh, questa è una situazione piuttosto pericolosa e grave qualora avvenisse. Sostanzialmente qual è il fatto? Che a un certo punto si sarebbe costretti ad andare a cercare veramente tanti giocatori indigeni, ridurre sempre di più il numero degli stranieri, e questo vorrebbe dire tanto trovare i giocatori indigeni, cioè del luogo, che siano in grado di sostenere un grande
campionato di vertice, e poi se tutto questo deve essere applicato dall'oggi al domani può anche creare degli scompensi in squadre che ad esempio hanno un nutrito numero di stranieri fra extracomunitari e comunitari, distinzione che per l'FVB nell'ultima versione non esisterebbe più. È un problema che farà discutere per avere un campionato all'altezza, per avere una pallavolo di vertice che funzionerà, garantendo comunque la presenza del palcoscenico ai giovani. Oggi qui ne abbiamo in campo di giovani, come abbiamo detto, quando sono bravi giocano, ragazzi miei. Siamo 6-5, che cosa è successo Andrea Anastasi? Guarda, devo dire che le squadre stanno comunque lavorando bene, in questo caso gli attacchi sono predominanti nei due campi e alla fine qua la piccola differenza è, come in questo caso, una grande battuta che dà la possibilità alla squadra di giocare. E stavo riguardando le statistiche di attacco, 83% in casa Sisley, 5 su 6, 80 in casa Milano, la dice lunga. Però siamo sempre lì, siamo punto a punto, come è successo nel primo set, e auguriamoci ovviamente che Milano ce la metta tutta per rientrare in questa partita. Ricezione permette a Travis di attaccare con Nikic, toccata la sua palla al muro, quindi va Vincente Cisolla, il muro di Milano, tocca la sticella, limita verticalmente il muro e siamo a 7 Treviso, 6 Milano, punto a punto, giustamente diceva Andrea Anastasi. Quindi si va avanti con la giusta tensione agonistica con Fei, che sta facendo veramente grandi cose. Abbiamo parlato di muri, Treviso la terza migliore squadra al muro, ora si riconferma con grande attenzione in rete con i due migliori muratori individuali, ovvero Hubner prima e Gustavo, e dobbiamo dire che anche Treviso è la seconda squadra per quanto riguarda il numero di ace, quindi la correlazione battuta muro è una valida spiegazione per anche il momento che sta attraversando in questo caso nella gara la squadra di Treviso. Time out tecnico, sentiamo Ricci. Cercare di controllare e di aiutarvi anche un po' con le gambe, perché sono palloni che non si tengono solo di braccia, quello di Gustavo, di Fei, di Cisolla, e state pronti ad affondare in maniera da tenere un pochino di più. In ricezione hai le braccia troppo attaccate al corpo, non riesci a ammortizzare la corda e tieni staccate le pieghe a mani verso l'alto. Si è approfittato di questo time out tecnico perché la strisciata di battute di Fei ha fatto veramente male, perché non ti permette di costruire. Sì. Però è indicativo, tecnica individuale. Sì, anche Medei. Il problema è se il consiglio sulla tecnica individuale può essere recepito dal giocatore nel corso della partita, in qualche dubbio, da Romano. Questa è la situazione dei risultati, guardate, sì. Montichiari sta vincendo su Macerata, Trento a Latina già in A2. Modena ha battuto Trento, Taranto, Piacenza 1-0 su Padova. E deve ancora terminare Roma fra Famigliulo per quanto riguarda il primo set, poi abbiamo visto il resto dei risultati, ovviamente Treviso avanti di 1. Sbaglia la sigla di Treviso, la battuta con Alessandro Fox Fei. 8-7, Cortina va in panchina, il giovane libero. Solitamente per noi era anche interessante vedere paio di cambi degli under 23 che Milano faceva, mentre Cortina oggi invece sostituisce il libero Vicini infortunato. 8-8 è andato fuori l'attacco di Fei, grande parità, grande equilibrio. Perani, farina, poi primo tempo di salita, qualità del primo tempo veramente molto molto buona, anche in questo caso il giocatore come Hubner è riuscito a portar via la palla molto rapido, la stiamo rivedendo, guardate la velocità nel portare via, non era altissimo il primo tempo, però molto bravo Hubner a interpretare il gioco e ovviamente a mettere in difficoltà il muro avversario. Alberto Cisolla, battuta in salto per il capitano Trevigiano, capitano della nazionale anche Trevigiano, il suo tempo, e qua però il muro di Treviso, devastante, sì, no. Però l'equivoco è utilizzare la 7 che è la tesa al centro, sempre con la palla molto distante, con centrali come Hubner o Gustavo. Hubner è ancora più di Gustavo, è una palla molto rischiosa che in special modo con un attaccante come Kadievic, che ancora non ha in condizione fisica strepitosa, commettendo una difficoltà. Treviso devastante.
istante a muro. Chiama time out Daniele Ricci, perché questo equilibrio che abbiamo visto regnare fino al 7 a pari, 8-8, comunque strappato già al caduto primo tempo con il muro. Questa è una squadra che viene da una vittoria importantissima, ossia vittoria contro Trento, vittoria contro una squadra che non aveva mai perso in casa, di conseguenza dopo le vicissitudini vissute in Champions, una squadra che ha ritrovato morale, ha ritrovato voglia di stare in campo, ha ritrovato unità, si vede, sono rilassati ma determinati e stanno giocando bene a pallavolo, che è la cosa principale. Che bello questo striscione dei tifosi di Milano, sopravvivere non si può, si deve. Ecco, confermiamo anche noi, per quello vi... per richiamare l'attenzione, allora vi invito ad andare anche sul sito milanoperilvolley.net, dove ne abbiamo parlato all'inizio del nostro collegamento qui da Treviso, dove è possibile partecipare all'azione di sostegno, versare da 100 euro a multipli, ovviamente al tifoso non si chiede più di 100 euro, ma una sorta di azionariato popolare che poi darà diritto a 50% di sconto nell'abbonamento del prossimo anno, non ti creerà altri tipi di problemi se non che quello di darti la soddisfazione di aver partecipato al salvataggio di questa società, perché il primo obiettivo qual è? Evitare il fallimento e lasciare aperta una strada perché in A1 sopravviva dunque la grande pallavola Milano, richiamando l'attenzione di tante forze in campo. Claudio Giovanardi, patrone presidente, in questo momento non sta bene, quindi non può neanche profondere ulteriori energie e forze sul mercato degli sponsor per cercare altri partnership, altre partnership nell'avventura di un grande progetto di serie di pallavolo in, in Milano. E allora tramite questa iniziativa si pone una falla, si crea una mentalità, si crea una cultura, una sensibilità. Però mi sembra strano, però Milano è così, perché guarda caso sopravvive il basket, perché Armani ha garantito la quotidianità per una prossima stagione, perché grandi imprenditori di sport e grandi sponsor hanno deciso di mettersi insieme, se non più basta di faticare. Vediamo se il Milano può avere questo. Milano che ha vinto il campionato di A2, ha vinto la Team Cup di A2, Milano che ha fatto il miglior risultato per quanto riguarda la media spettatori. Situazione per quanto riguarda il femminile, amici, perché si gioca anche l'ultima giornata del campionato di pallavolo femminile. Pesaro ha battuto 3-2 Novara, intanto questo è l'anticipo. Mentre l'altra partita che abbiamo visto insieme, che è terminata, è quella che abbiamo documentato prima di questo collegamento, con Bergamo ha battuto 3-0 Busto Arsizio. Poi per quanto riguarda le altre partite, Perugia 3-2, anche questo era un anticipo, aveva battuto all'inizio settimana Sassuolo. Perugia che gioca in queste ore, in questi minuti, la finale di Champions League a Murcia contro l'Odisnovo, le russe dell'Odisnovo, dopo aver superato per 3-2 l'Asis del Novara nello scontro fratricida di semifinale. Ancora Iesi 1-0 su Forlì, Forlì ormai in A2, 1-0 Sant'Eramo su Chieri, grave difficoltà, 1-0 Imola su Altamura. Questa è la situazione per quanto riguarda le donne, la giornata delle donne. Ora torniamo qui perché siamo 14-12, come abbiamo visto. Andrea, cosa stai vedendo? Io sono molto concentrato sulla partita, perché comunque è ben giocata da entrambe le squadre, anche Milano ovviamente sta giocando bene. Il problema che ha Milano, a mio modo di vedere, è che difende realmente molto poco e in alcuni casi ci crede ancora meno, come questa situazione che adesso stiamo vedendo. Probabilmente Spairani non si aspettava, infatti ha tirato via il braccio, non ha messo neanche la voglia di attacco, e questo è stato un po' pericoloso. La cosa che è evidente è che devono per forza di cose difendere qualcosa di più. Dopo c'è Matteo Martino che ha messo per terra il suo quinto punto su 5 attacchi, quindi un 100% è da sfruttare. Caldo vuole giocare bene, Dragan Travizza deve secondo me sfruttarlo un po' di più, perché è un giocatore che può fare la differenza in una partita come questa. 15-13 al servizio Milano, di poco Giombini, bel colpo, la colpita molto in alto, la palla è terminata fuori, 16-13, secondo time out tecnico, avanti la serie di Treviso di tre lunghezze. E andiamo allora, eccoci qui, da Renan Danzon. Ci sono, posto 6, dalla gira appena in diagonale lì.
passate in mezzo alle mani, fisso in questo segno. Ma appena appena giro così, sai? Vedo un po' il ferro da fare. Dai. Sì, pochi consigli, anche perché la squadra onestamente sta giocando con una certa sicurezza, hanno degli schemi ormai molto consolidati, mi sembra che questo la sta dice lunga sul fatto che questi ragazzi hanno tanta esperienza in questo senso, quindi poche cose, un po' di muro per Saito, un po' di difesa per Cisolla e niente più. Questo vuol dire che se il momento peggiore è passato, questa Silvia di Treviso, Silvia di Treviso che aveva iniziato bene ma doveva ancora iniziare a lavorare, vincendo, no, ha vinto la Supercoppa italiana battendo Roma a Trieste, poi invece ha battuto la Francia contro l'eliminazione in semifinale sia Coppa Italia che in Champions League la scorsa settimana all'Oggi, tra l'altro complimenti allo stesso a Piacenza che non ce l'ha fatta a vincere la Intertoplay Champions League contro i russo-americani della Dinamo Kazan. Qui c'è l'errore di Nikic, ha in rete il suo attacco, 17-13 Treviso su Milano. Sì, si sta complicando la situazione Travis per suo conto, perché ribadisco, cioè due giocatori stanno andando bene come Matteo Martino, giusto dargli la palla, è un giocatore che mette tutte le palle per terra fino a che non la mette e continua a dargliela, stiamo a vedere un po'. Travis insiste sulla palla, bene, ho avuto ragione Travis. È uno di quelli allora in questo caso che automaticamente ricerca il colpo con che non è venuto prima, o perché in questo caso forse era necessario fare, ci sono palleggiatori che lo fanno in automatico, sì, ragione, altri che forse lo interpretano questa regola di riprovare il colpo sbagliato. Lui è un giocatore che pensa molto, di conseguenza sarà un po' intimorito dal fatto di giocare con centrali così evoluti e quindi sta cercando di mettere in campo tutto il suo estro, tutta la sua fantasia per mettere i propri attaccanti nella condizione migliore, che peraltro stanno attaccando abbastanza bene. Ace! Stasera Fei sta battendo da paura. Guarda, in questo caso dobbiamo dire, Fei non sta attaccando bene in questo set, però in totale Fei ha messo a segno due ace su due errori. Buon rapporto costi-benefici. Andiamo da Rosalba sulla panchina di Milano. Ecco, la partiamo, la tante pacche sulle spalle da parte di Riccio e i tuoi compagni. Tu vedi che ci credete ancora, che ci credono ancora. Sì, dobbiamo provarci, poi capisco che è difficile, siamo partiti bene subito, poi siamo andati un po' in difficoltà un po' in tutti i fondamentali e quindi adesso risollevarsi è un po' difficile perché ritrovare le forze in questa situazione non è facile, insomma. Hai parlato di questa situazione, adesso si può anche, si deve anche pensare al dopo, cosa succederà? Pensare al dopo, noi abbiamo poche possibilità, poche armi, poco tutto, bisognava pensare forse al prima. Adesso pensare al dopo credo sia tardi e comunque purtroppo noi non possiamo fare niente, c'è qualcun altro che deve fare qualcosa, che non è solo una persona ma sono